Dunque Giulia, ci troviamo qui oggi in cooperativa, è stata appena inaugurata una sala nuova dedicata ai lavoratori per il loro cambio turno. Qual è il senso dal punto di vista relazionale per il quale oggi la cooperativa ha voluto fare questo allargamento degli spazi destinati a loro? E innanzitutto perché appunto come cooperativa la parte di cooperazione tra i lavoratori è molto importante e sentendo anche molti lavoratori parlare si è sentito proprio la mancanza di quel senso di unità che magari può essere creato nel vivere uno spazio insieme. Quindi l'obiettivo, diciamo, nel creare questo spazio è proprio aumentare la condivisione da parte, insomma, di tutti i lavoratori nello stare insieme, nel condividere tra di loro tutte le varie esperienze che possono essere esperienze familiari, personali, come esperienze che riguardano il lavoro, quindi confrontarsi e conoscere altre esperienze per stare più uniti. Diciamo che ci piacerebbe l'idea che fossero lavoratori all'interno della cooperativa come magari amici al di fuori della cooperativa, quindi l'idea è proprio quello di aumentare la cooperazione. Quindi diciamo non solo qualcosa che è finalizzato al lavoro come cambio di consegne, no? Come passaggio di consegne nel lavoro, ma qualcosa che va oltre ed entra a far parte, diciamo, proprio della vita, dove loro si scambiano racconti e la propria vita personale. Ho visto che c'è una tabella sulla quale avete fatto firmare, ci sono delle firme, c'è una data, che cos'è? Che cosa avete fatto? La tabella, come si vede in alto, ha proprio la scritta "Io ci sono", proprio per dare l'idea che siccome stiamo entrando in un periodo molto intenso dal punto di vista lavorativo per la cooperativa, indica proprio quel senso di unione che è necessario per poter arrivare a fine stagione. Quindi ogni lavoratore ha lasciato la propria traccia, chi ancora lo deve fare perché appunto sta lavorando, proprio per indicare siamo tutti qui per un obiettivo comune e quindi l'idea è proprio quella di esserci tutti insieme. Ti chiedo l'ultima cosa, ricordaci bene il tuo ruolo qui in cooperativa, sei entrata da poco a far parte dello staff operativo, diciamo organizzativo, anche della direzione, ti chiedo che cosa fai qui in cooperativa? Io sono qui effettivamente da poco, sono qui intorno dagli inizi di aprile e il mio ruolo è un ruolo di supporto psicologico, cioè è finalizzato ad aiutare il lavoratore in quanto persona prima di tutto a star bene nel proprio lavoro così come nella propria vita. Quindi qualora il lavoratore lo volesse, la cooperativa ha deciso di dedicargli proprio uno spazio tutto suo in cui poter essere ascoltato, nel senso che quei ritmi frenetici che comunque il lavoro inevitabilmente chiede, si è risentito insomma il bisogno di dedicargli questo spazio. E inoltre mi occupo dell'inserimento lavorativo del lavoratore, seguendolo passo a passo nella propria crescita lavorativa e personale. Hai avuto già un riscontro positivo, immagino, fino adesso dei colloqui che hai fatto, no? Ti cercano i lavoratori? Sì, diciamo che ancora il progetto sta partendo, nel senso che comunque a livello proprio sociale la figura dello psicologo ancora non è ben inserita nel contesto proprio sociale del nostro paese, però sono contenta, nel senso che è difficile a volte ammettere di aver bisogno, ma è anche molto, è un segno di grande consapevolezza e maturità, e quindi sono anche contenta, insomma, che stia partendo questo progetto.